Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Clash of Clans. Facciamo partire il gioco, era da tantissimo tempo che non lo facevo e boh, semplicemente avevo voglia di farlo, quindi farò qualche attacco, vedo se ho qualche missione da fare, penso di sì. Ah, mi ricordo, questo è il villaggio principale, sono cambiate tante cose dall'ultima volta. All'epoca dovevo... Facciamo una cosa, altre impostazioni, frame rate elevato, dovrebbe andare meglio. Avevo l'urgente bisogno di mettermi al pari con il mio municipio, ero rimasto tantissimo indietro e stavo cercando di recuperare. Il 12 l'ho quasi finito tutto quanto, mi mancavano, boh, forse qualche truppa e le trappole. Però, siccome ero impaziente di fare tante altre cose e i muratori li dovevo impegnare da qualche parte, allora ho potenziato anche il municipio a livello 13 e adesso sono arrivato a questo punto che è davvero ottimo. Qui c'è questo scenario, vi faccio vedere che qui ne ho altri, ne ho un bel po', non tantissimi, però ve li faccio vedere velocemente. Oh, va bene. Questo è molto bello, il teatro magico. A base di guerra c'è solo questa, normale. E così va bene. Il gioco è stato aggiornato tantissimo. Non starò qui a dirvi tutte le novità. Se ci giocate le saprete bene quanto me. Cosa c'ho da fare qui? Nulla. Qui mi hanno attaccato sempre il 50% mi fanno. Questa base comunque mi piace perché era fatta apposta per il municipio di livello 12, ma io l'ho leggermente modificata per adattarla con le nuove difese del municipio livello 13 e non ci è neanche voluto così tanto tempo. Alla fine le mura nuove non c'erano, c'erano delle trappole in più, queste due difese, e poi ho dovuto ruotare un paio di cose, ho messo i mortai dentro, ho fatto una cosa del genere. Qui nel negozio nulla che mi interessi, chiuditi. Qui gli eventi avrei voluto fare. No, avrei. Voglio fare l'esercito di ghiaccio. Forse riesco a farlo. Però quello che mi interessa è questo: il P.E.K.K.A. e i maghi. Infatti, ho cercato di fare un esercito apposta, mettendo 3 golem di ghiaccio, 6 P.E.K.K.A., 20 maghi e altre truppe a caso. Boh, no, onestamente, non so come andranno le cose. Qui ci sono i miei amici nel clan. Vabbè, posso donare qualcosa? Ma quello mi serve. Vabbè, devo attaccare. Ah, ci sono pure. C'è pure la capitale. Vabbè, siamo nel weekend degli assalti. Scusate un attimo, devo fare una cosa. Ok, eccomi qui. Allora, le truppe nel Castle Clan ce le ho. Io direi di attaccare subito. Ho visto che avevo ancora 3 ore e 27 minuti di scudo attivi. Interessante. Adesso le perderò tutte queste ore, ma non importa. Spero che non sia troppo alto il volume, perché Clash of Clans è sempre altissimo. Allora, mi escono tutti i municipi di livello 14, a parte lui. Non punto a fare 3 stelle, attacco sempre con i draghi elettrici, un po' così. Mettendo tutte le truppe insieme, non è nulla di strategico, anzi è qualcosa di molto semplicistico e abbastanza veloce, rapido, però efficace al punto giusto, oserei dire. No, non ho particolari ambizioni, non dico di trovare qualcuno con 1 milione di oro, 1 milione di elisir, però che ne so, almeno 500.000, una cosa del genere, che sia fattibile, sì. Vediamo un pochino. Non mi piace. Conan con la K. È che mi ispiri tanta fiducia sto tizio. Poi con i draghi elettrici non è l'ideale. Sono tutti separati gli edifici. Questo va tanto elisir nero. Però ho skippato inconsciamente. Questo c'ha tante risorse, però è pure molto potenziato. È molto potenziato, però a me
piace l'idea di attaccare questo tizio, non so perché, quindi adesso lo attacchiamo. Lo facciamo in questo modo, draghetto. Poi mettiamo i reali tutti insieme, senza il minimo di organizzazione e pianificazione dell'attacco, perché così va bene. Un'altra furia qui. Blocchiamo queste due, blocchiamo quest'altro, blocchiamo quest'altro. Il gran sorvegliante dove ce l'ho? Sta lì in basso. Che mi serve? Questa la posso bloccare. Il gran sorvegliante posso fare così. Qui posso fare così. La regina l'attivo. Qui c'ho degli sgherri, non so. Metto un po' qua, un po' là. Attivo il re barbaro. Questo attacco fa schifo. Fa schifo, però le risorse le abbiamo prese. Il 50% lo riusciamo a prendere facilmente. Vediamo se riesco a prendere anche un po' di elisir nero. Dubito fortemente. Dubito perché. Perché sì, c'è la torre dell'arciere lì. E vabbè, mettiamoli qui, arrendiamoci. Insomma, poteva andare meglio, diciamo così. Mo, quest'altro attacco, cioè quest'altro esercito non l'ho mai visto da nessuna parte. Boh, vabbè, rifacciamolo. 1, 2, 3. 6 becca. 20 di questi. E poi ho messo questo, questo e questo, giusto? Che altro manca? Ah, il draghetto. Ok. Come incantesimi un paio di cose. Potrebbe provare una cura. Delle gelo. Un assalto. Vediamo. Boh, non saprei onestamente. Qui sono tutte le missioni del nuovo pass. Va bene. Richiediamo le truppe. E mentre aspettiamo qui, andiamo a fare gli assalti. Cioè, aspettiamo niente. Vabbè, magari le truppe. Prossimo attacco. Ah, che bello. Vediamo l'accampamento barbaro. Come sta messo. Insomma, è bello potente. Non questo esercito che utilizzo per i draghi. Ma mettiamoci 6 maghi, 2 giganti, un paio di arcieri e poi tutti questi. Non avanza più niente, salva, attacca. Allora, io entrerei tutto da destra. Sì, attaccherei tutto qui a destra e basta. Quindi mettiamo una pozioncina qui. Lì non mi piace. Qui mi piacerebbe, però c'è il mortaio, quindi non so quanto sia efficace. Però lo devo buttare giù questo coso, se no dopo mi crea problemi. Vabbè, lo posso fare pure dopo. Un'altra qui. E direi, ma sì, proviamoci, facciamo così, vediamo cosa succede. Attacchiamo tutto qua, gli mettiamo questo. Eppure qui attacco un po' a caso, ma va bene così, i maghi. E aspettiamo che facciano tutto quanto. Piano piano mettiamo altri arieri da battaglia, si vanno a schiantare lì. Anche qui ne mettiamo un po'. I maghi mi servono. Però se ho messo qui il mago, vorrei proteggerlo in qualche modo. Aiutiamoli qui a sconfiggere quelle difese. Il maghetto qui al centro è un po' sprecato. E dubito che qui riescano a buttare giù quell'artiglieria. Qui a destra invece come sta andando? Non sta andando benissimo. Però vabbè, per essere l'attacco iniziale ci può pure stare, poteva andare meglio, potevo pianificarlo un pochino meglio, però va bene, col prossimo distruggiamo quasi tutto. L'ideale è utilizzare due attacchi, però per l'accampamento barbaro anche tre attacchi non è male, comunque non è facilissimo come villaggio da attaccare. Allora, mettiamo questo qui. Lì vabbè, ci arriveranno, non importa. E poi qui, facciamo così. E mo attacchiamo e distruggiamo tutto un po' così. Un gigante qua e là, i maghetti così.
e altri arieti da battaglia. Li spargo per bene, come se fosse il parmigiano su un bel piatto di pasta. Qui metto gli arcieri e questo barbaro molto molto cattivo lo butto qua. E vediamo cosa succede. Gli incantesimi cimitero sono molto forti, fortissimo, questa strategia è una delle più forti per ora almeno. E io la utilizzo prevalentemente, devo dire. Vediamo qui in basso a sinistra ce l'hanno fatta. Qui al centro invece pure hanno tolto quell'altra difesa grande. E sì, purtroppo con due attacchi non ce l'ho fatta. Avrei potuto fare un pochino meglio, però la vedo dura. Cioè, l'avrei vista comunque dura pure se avessi fatto meglio il primo attacco. Che sì, col prossimo lo buttiamo giù e basta. Ci portiamo a casa la vittoria. Vai, riattacchiamo. L'esercito, sempre questo, va benissimo. Le pozioni le posso buttare un po' a caso, perché tanto non è importante. E quindi arieti da battaglia come prima. La strategia è sempre questa. Li mandiamo per primi, perché così poi esplodono e fanno uscire gli scheletrini. E a noi va bene. Distruggeranno tutto quanto un po' a caso. Ormai siamo arrivati alla fine. La pozione fulmine avanza sempre, non è molto utile, però pur di riempire l'unico spazio vuoto la si mette. Forse potrebbe servire per resettare la torre inferno qualora ci fosse, però vabbè, distruzione totale qui, nessun problema. Ok, bene. A questo punto potrei attaccare la punta dragone. Il parco degli schema. Ah, vediamo, ricognizioni. Wow, è da tanto che non attacco il parco degli scheletri, devo essere onesto. E l'hanno potenziato tanto, però anche Punta Dragone mi piace perché è una delle più difficili, però mi dà pochi soldi, poche medaglie. Ragioniamo. Altrimenti niente. È che con questa strategia che adotto io, attaccare qua non è una cosa facilissima. Però ci provo. Forse se mettessi un P.E.K.K.A. Modifica esercito. Togliamo questi. Togliamo anche. Vabbè, il P.E.K.K.A. e basta. Sì, salva. Allora, vediamo così come va. Perché? Il P.E.K.K.A. si fa tutto il giretto e distrugge tutto. Qui ci mettiamo questa e mi piace. Poi ci mettiamo una qui e un'altra qui. E vediamo cosa succede. Mettiamo un po' di arieti. Qui non so dove andranno, vabbè. Qui ci mettiamo subito il P.E.K.K.A. con dei maghetti, altri arieti. Qui ci mettiamo i giganti. Forse potevo anche aspettare a mettere sti giganti, però va bene. Non sono un tipo super paziente. Qui altri arieti, vediamo dove vanno. Vanno giù, vabbè. Arieti qua, arieti là. Li metto da questo lato e altri due maghi qui. Allora, qui ce la dovrebbero fare, li aiuto un pochino. Vediamo. Sì, senza problemi. Qui invece sono entrati tutti i maghi con i barbari. Ok, siamo arrivati a un 27%. Il P.E.K.K.A. insomma, ha fatto da tank. Ha tankato tutti quanti. La bomba gigante lì ha fatto malissimo. Ottimo per l'avversario. Qui ce la facciamo? Sì, ce l'abbiamo fatta. Perché non si è aperta? Ah, perché c'è quella casetta. Vabbè, poi la distruggerò. Vabbè, come primo attacco non è niente male, potrei andare sempre meglio, però sono soddisfatto e quindi lo riattacchiamo. Mi piace questa strategia. Il pack questa volta dove lo mette? Io lo metterei al centro, così si prende tutte le cose e bla bla bla. Quindi mettiamo questa qui. Un'altra qui e
E infine l'ultima, la mettiamo. Ma non saprei bene, qua in mezzo, un po' così, e vediamo come va. Pecca. E poi tutti arieti, un po' così, dove capita, i giganti e i maghetti. Gli arcieri, boh, possiamo aspettare un secondino, ora verifichiamo dove metterlo. Lì stanno facendo il loro dovere. Qui, posso mettere il barbaro qui. Qua facciamo così, fulminiamo tutti. Tanti scheletrini stanno arrivando in nostro soccorso. Lì, ok, grazie. Ce la facciamo qui a buttare giù questa, per favore? Ti prego, ti prego. Vai, andate, no, scheletrini. Ah, va bene, arrivano altri. Vabbè, allora serve un altro attacco qui. Sa proprio di sì. Sì. Se questo gigante arrivasse e si mettesse davanti alle truppe sarebbe bello, ma insomma, non è andata così male. Pensavo peggio. Pensavo peggio. Le bombe giganti qui sono messe benissimo. Il gigante è arrivato adesso, però. Ah, finalmente, gigante, stai a fare qualcosa di utile, grande. Il mortaio, però, ha già targettato gli stregoni. E vabbè. Va bene. Quante medaglie c'ho? Forse è meglio che le svuoto. Vabbè, ce l'avrei fatta comunque. Facciamo la Mega Tesla occulta qui. Ok, a livello 4. Qualcos'altro che posso fare? Tutte le mura, altrimenti è tanta roba. Prossima cosa, multicannone. Multicannone qui a livello 5. Ok, siamo messi bene comunque, cioè non ci manca troppa roba da finire qui. Quindi va bene. Non è per niente facile finire la capitale. Ho un anno e mezzo, giusto? Sì, un anno e mezzo. Quanto è passato quando è uscita? Terminiamo qui, se no i miei compagni del clan si arrabbiano con me che lascio le cose a metà. Qui, vabbè, tutto a caso. Posso anche usare solo questi. Mettiamo tutto e via. Quello che capita. Dove stanno andando sti arieti? Vanno a cercare le mura. Vabbè. Effettivamente sono un po' stupidini. Però dovrebbe essere sufficiente. Poi appena si schiantano lì arrivano. Le mura sono finite, non ci sono più. Il fulmine lo schianto qui. E abbiamo vinto. Il povero mortaio, dubito che riesca ad affrontare tutte queste truppe da solo. Ok. Vabbè, io ho fatto la mia. 22.000. Insomma. Razzi rapidi posso finire. L'ho notato adesso. Quindi finito. Artiglieria razzo la volevano iniziare. Vabbè, boh. Diciamo che continuo con il multicannone qui. Arrivato a livello 77. Non male. Andiamo via. Qui raccogliamo le cose. E posso provare a fare questo attacco. Mi fa un po' paura. Onestamente, non l'ho mai utilizzato. Non so neanche cosa fare. Vediamo. Vediamo. Vediamo se può funzionare una cosa del genere. Ah, come. Non ce l'ho la. Quella macchina d'assalto, d'assedio, vabbè. Poi come si usa sta strategia? Tipo una go wipe. Una go wipe un po' pazzerella. Proviamo con questo, che comunque sono anni che non sono una go wipe. È come. Posso mettere questo e attacco da qua su. Vabbè, sì, non mi dispiace troppo attaccare da qua su. Quindi prima metto i golem. Poi metto questa. Poi metto i P.E.K.K.A. E poi metto qualche mago, i reali. Questo lo posso mettere giù. Qualche furia. Devo mettere i maghi. Ma questi maghi poi non so che cosa facciano. Non mi serve l'assalto in questo tipo di attacco. Però mi può servire frizzare tutto.
Boh, vediamo. Frizziamo qui. Qua e qua. Va bene. La salto mi può servire dopo. Posso attivare l'abilità. Ok, vediamo se riesco a buttargli giù la torre. Inferno. Un arciere qui. La salto la posso mettere qui, non so se serve. Un altro arciere qui. Baby Dragon lo metto qui. Ce la fai? Campionessa? Sì, grande. La mongolfiera? Boh. Qua. Sono rimasti solo i reali. Il Baby Dragon. Vabbè. La salto non è servita a niente. Vabbè, allora che dobbiamo fare? Se faccio così, colpisce qui? Ok. Boh. Serve a niente, però vediamo. Sono rimasti 3 P.E.K.K.A. La regina con l'abilità. Il gran sorvegliante. Vabbè. Penso che sia 3 stelle questo. Per essere un attacco così fatto a caso, devo dire che è andato molto bene, non me l'aspettavo onestamente. Acceleriamo un po' i tempi attivando l'abilità. E basta. Va bene, perfetto. L'ultima casetta del costruttore, poverina. Va bene. Devo dire che sono abbastanza contento. Mi è piaciuto. La salto. Ma ci può stare, la salto. Ho messo 3 furie, prima quante ne usate? Ah no, prima ne usate 3, adesso quante ne ho messe? Ho messo la cura non mi piace. Metto un'altra furia che è meglio. Lo preferisco. Sì, ci vuole un po' di tempo. Come macchina d'assedio però, scusatemi. Scusatemi, togli questo e metti questo. Come si chiama? La caserma volante. Mi sono scordato. E vabbè, queste missioni poi le dovrò fare comunque. 25 attacchi. Vabbè, ci ho 28 giorni. Insomma, qui ce n'ho 13. Fa 15 attacchi. Questo vediamo se riesco a farlo entro domani. Poi, prima di andare al secondo villaggio. Qui ho 2 muratori liberi, posso fare qualcosa? Una bomba gigante, di più non posso. Purtroppo, sono un po' a carenza di materiali. Facciamo le mura, c'è un po' di anelli. Ok, e qui finisce tra 4 giorni, io boh. Vabbè sì, un altro lo posso utilizzare e basta. 187.000, non posso ancora fare né la campionessa né il re barbaro che sono gli ultimi rimasti. Costano uguale, incredibile. Quello ci siamo. Qui ho quasi finito, mancano solo queste cose, quindi ottimo. Per quanto riguarda le truppe invece sono arrivato a questo punto. Prendo il giganti. Le pozioni, sì. Qui vabbè le truppe nere mancano perché ho dato priorità alla regina, al gran sorvegliante, alla campionessa, le macchine le ho fatte tutte qui. E insomma, secondo villaggio. C'è stato un big aggiornamento che è cambiato tutto quanto, adesso siamo arrivati a questo punto. Qui mancano ancora 18 ore, sbrigati per favore, attiviamo questo. Questa qua è la seconda parte. Sto potenziando l'avamposto di 8 a livello 8 8 8 e la capanna ristorativa a livello 4 ed è importantissima perché insomma se non ripristina la salute alle mie truppe poco posso fare. Facciamo qualche attacco giusto per prendere il bonus stella, però ho i depositi pieni d'oro, avrei potuto fare almeno un muretto prima di occupare l'ultimo muratore l'altra volta, non ci ho pensato. Qui non sembra facilissima la situazione, anche se i draghi ce li vedo bene qui. I draghi ce li vedo molto bene. Un attacco aereo. C'ha solo 3 difese. Vabbè, a parte le torri acerie. Però una torre la posso fare fuori con la macchina. E gli faccio fuori questa. Mentre quest'altra l'attacco così. No, si è messo male sto draghetto. Facciamo così, il secondo lo metto qui, il terzo qui. E vediamo che succede.
Vediamo un po', portiamo pazienza. Il 2 riesce a colpire la Mega Tesla? No, no, dove vai? Mannaggia, l'avrei dovuto attivare prima. Mettiamo questo qui. Il 3 si attiva. Me ne serve un altro qui. E un altro qui. Vediamo cosa succede. Il 4 lo attiviamo così distrugge i razzi. Il 5 si attiva. Eppure il 6, ma non becca la Tesla. La Mega Tesla. Abilità. E vabbè, questo è un tris. Ok, potevo impegnarmi, però come sempre non sono un pro player, quindi va bene. 100% fatto, ora dobbiamo pensare al 200%. Allora, questo è in costruzione. Un attacco aereo qui lo vedo più difficile, ma neanche troppo, ma neanche troppo, mi piace. Ci può stare come attacco aereo, però non so se usare la macchina o non so quale eroe utilizzare. Penso sempre questo. Meglio? Mi sa che è meglio. Che lo posso mettere qui a sinistra e tolgo le truppette. Così si ricarica pure la vita. Poi per quanto riguarda i draghi, metto uno qui che così non viene targettato. Quest'altro qui. Vediamo un po' dove arriva. Girati bene, drago, per favore. No. Mannaggia, un po' sprecato. Vabbè, devo usare altro. Devo usare l'altro. Allora, questo è andato così. E quest'altro drago dove lo metto? Vediamo. Qui la situation è pericolosa. Vediamo come andiamo. Qui devo usare l'abilità per forza. Insomma, dubito che riesco a fare 2 stelle. Vediamo un po'. Vediamo un po' se questo drago si salva un minimo. Se attacca l'avamposto di 8, magari ce la fa. No, grazie, drago. Però mannaggia, perché se avessi sconfitto quei razzi avrei vinto. Prati avrei fatto 200%, però vabbè. Qui prendiamo questo, manca una stella, grazie. Qui abbiamo fatto il mondo, ho ottenuto questo, dammi le gemme, ho ottenuto questo, grazie. Qui c'è poco da fare, l'elisir mi serve altrove. Purtroppo c'è tanto elisir da utilizzare per l'eroe, per l'altro eroe, per il laboratorio, per la capanna. Insomma, c'è un ultimo attacco. No, perché posso fare anche altri attacchi? No, no, no. Se mi danno il bonus non posso fare altri attacchi. Questa disposizione dovrei conoscerla. Vediamo se va bene questo attacco, quello che avevo prima, promettiamo lui. Proviamo. Facciamo così, uno qui, uno qua e questo al centro. Ho fatto un video dove registravo il mio replay per un attacco, riuscito benissimo, 200% e in più i bombaroli hanno distrutto tutti i muri, ogni singolo muro è stato distrutto ed è incredibile. Fare il 200% con tutte le mura distrutte in tutte e due le parti del villaggio. Poi ho fatto un altro video dove in un attacco sempre il 200% fatto a merito mio, alla fine il bombarolo lancia l'ultima bomba prima di morire, attaccato dalla Tesla occulta, e riesce a distruggerla portando a casa le 6 stelle. Cose che non succedono mai in pratica, però è stato fighissimo. Qui utilizziamo l'abilità speciale del bombarolo. Se era da tanto tempo che non giocavate a Clash of Clans, sono cambiate tante cose, soprattutto al villaggio notturno. Basta vedere questo video. Ci sono le abilità, ci sono meno truppe. Insomma, è più strategico. A me non dispiace. Ok, però mi sono sopravvissute pochissime truppe. Il che non è bello, non va a mio favore. Qualcuno mi stava guardando. Questo qui c'è l'arco X a livello 5.
Mamma mia. Sì, la gente si è potenziata un botto qui, però sto giocando anche con i top player, insomma, sto oltre le 5.000 coppe, quindi è normale trovare persone così. Avevo un posto di 8, forse a livello 10 oppure 9. Allora, che attacco posso fare qui? Boh. Boh. Altri pecca. Quello mi è morto. Questo lo metto qua su, palese. E questi li metto qua. E il bombarolo. Potevo sopravvivere l'altro bombarolo, però va bene, niente male. Non mi lamento. Vediamo cosa riescono a fare queste truppettine qui. Bravi, andate lì, così mi piacete. Mazza quanta vita, oh. Eh sì, a livello 10 ci sono 5 zappi dentro. Attiviamo l'abilità prima che perda, tanto non mi servirà per altro. E vediamo se riesco a fare altre 2 stelle qui. 149, penso di sì. Ce la dovrebbe fare. È debolissimo, toglie pochissimo questo eroe, però vabbè. Non ci si lamenta, è meglio di niente. Avrei già finito a quest'ora. Poi non è che io sia uno che si mette là a progettare, a fare. Se mi escono le 6 stelle, bene, se no niente. Mega bomba aerea. Comunque non è male come percentuale. Arrendiamoci. 156%, 5 stelle. Un bel risultato. Il bonus. Ho il deposito d'oro pieno. Non vado oltre, altrimenti lo spreco. Peccato, qui finisce tra 17 ore. Questo qui me ne toglie 5. Erano 18, mancheranno 13 ore. Dovrò aspettare domani. Insomma, qui non posso fare altro. No, ah, ma io posso. C'è il single player da finire. Anche l'addestramento. Qui ci sono comunque un sacco di risorse. Ma sì, posso pensare di farlo. Posso provare a farlo poi. E che altro? Queste sono le mie statistiche, le mie truppe, le pozioni, gli eroi, le mie skin. Vabbè, le vedo qui. Come si chiamano? Che si chiamano queste cose? Gli obiettivi? Ok, gli achievements. Questa è la base notturna. Comunque non sto messo male, cioè. E poi la capitale, 1.400.000, bello, quasi tutto al massimo. Ah no, l'abbiamo fatta alla fine, grande, ci mancava solo la pozione salto da fare a livello 5, ma l'abbiamo fatta, ok, così non mi triggerò più tutto quanto al massimo. Sono contento, il nostro clan è fortissimo, stanno per arrivare i 10 anni dall'apertura del clan. Vediamo il mio clan, eccolo qui, 20.04.2014, incredibile, sono fortissimi, Caput Mundi. Record di war vinte di fila 51. Quante ne. Dove sta scritto? Qua. Guerre vinte 848. Cioè, di che stiamo parlando? Miglioramenti della capitale 2144. Stiamo messi molto, molto bene. Avete visto? Ci abbiamo tutto sbloccato. Vi faccio dare un'altra occhiata qui. E vi faccio vedere al volo. Se vi interessa. Questa è la mia casettina. Io cerco di comprare tutte le decorazioni perché sono fissato, vorrei averle tutte. Dovrei aver comprato tutte le decorazioni, il terreno e i muri, mancano solo i tetti. Vabbè, non è che ce ne siano tanti. Poi escludendo quelle con le gemme che erano uscite all'inizio con le nuvole, oppure quelle che si trovano nel pass battaglia, quelle non le ho prese, vabbè. Cambiamo villaggio, accampamento barbaro. Eccoci qui, bella questa disposizione, mi piace. Vabbè, qui stiamo un po' più indietro, però è normale, cioè. È una cosa lunghissima da fare, sta capitale. Ah, queste sono già a livello 3. Ok. Bella, hanno cambiato tutte le formazioni, mi piace un sacco. Valle dei Stregoni, Laguna delle Mongolfiere. Figo. Molto figo. Officina del costruttore.
Wow, interessante. Qua stiamo un po' più indietro, però vabbè, più scendiamo, più stiamo messi peggio. Punta Dragoni. Dobbiamo fare di cose, eh? Vabbè, piano piano. Secondo me un altro anno e staremo messi molto bene. L'anno prossimo sicuramente qua faremo forse anche finito tutto. Poi Parco degli Scheletri, che presumo che molto presto verrà un aggiornamento per portarlo a livello 5, perché qui ci sono delle cose che non si possono costruire palesemente pronte per il prossimo rilascio dell'aggiornamento. Qui neanche mancano troppe cose, l'abbiamo quasi finito tutto a livello 4, a parte le mura che sono la cosa più costosa di sempre. Qua verranno aggiunti anche altri distretti perché lo spazio non manca. Ok. Finito tutto, non ho altro da mostrarvi. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo per qualsiasi altro video in futuro. Ciao a tutti!